Allora, sorteggio campionato del mondo 2014 in Brasile, continuo, che ci dà il pronostico di ogni girone, le due squadre che passano. Non ci sono ripescaggi in questa edizione. Allora, gruppo A, Brasile, Croazia, Messico, Camerun. Secondo me il girone più forte poi, no? Madonna, ma Chi passa? Camerun e Messico o Brasile e Croazia? Vabbè. i padroni di casa. Brasile poi tra Croazia, Messico e Camerun, una bella lotta secondo Mi piacciono gli me. Tu africani. dici Camerun. Ma sì, Gruppo B, dimmi. Spagna, Olanda, le finaliste del 2010, che noi già abbiamo dimenticato subito. Ma in Cile e Sudafrica. Australia. In Sudafrica le finaliste precedenti fecero il flop, chissà se non succederà Questa volta. pure E quindi tra stavolta. Spagna e Olanda tu dici, vabbè, dai, che dai come pronostico il passaggio del girone? Preferirei Olanda perché gli spagnoli mi pesano un po'. Scusa, quindi l'Olanda al primo vince il girone, gli spagnoli secondi, preferisci? È una sorpresa al posto della Spagna, mi piacerebbe. Anche perché poi noi dobbiamo incontrare il gruppo C, o Colombia o Grecia o Costa d'Avorio o Giappone. Quindi chi Madonna, che passa? qua c'è il dilemma. È Qui equilibrato comunque. sorteggio universale se fa lì. Tiri qualsiasi può Può andare bene. andare bene, eh? Quindi è equilibratissimo. Tu dici Costa d'Avorio, chi gioca nella Costa d'Avorio? Dicevi prima Costa Gervinho? d'Avorio, Gervinho, sì. Drogba. Drogba, più che Drogba. mai, dai. Il vecchio E leone. vecchio Leone che fece vincere la Champions League al Chelsea, no? Il Due anni Chelsea, fa. sì. Ah, è lui, quindi che ha quasi 40 anni. È Andiamo lui. avanti, il gruppo D è il gruppo nostro, Uruguay, Costa Rica, Inghilterra, Italia. Chi passa? Che pasa? Poi Gli inglesi non l'ho mai sopportati. non sono mai andati bene in L'Italia nazionale. speriamo che stavolta non fa la figuraccia Quindi dici Italia e della vecchia Uruguay? figuraccia. Ma sì, Italia Uruguay, Italia Costa Rica non è possibile, dai. Certo. La Coppa La Riga. Coppa Riga. Andiamo La sorpresa avanti, sarebbe gruppo, la carina. sorpresa. Gruppo E, Svizzera, Ecuador, Francia, Honduras. Sembra quasi un Mamma gruppo mia, fatto apposta la gioia immensa. La gioia immensa, Francia e Svizzera a casa. E no, vabbè, la vedo dura con l'Honduras. La vedo dura Vedi con Moreno. l'Honduras. Non Honduras. Quindi Svizzera e Francia, no? Vabbè, sì. Andiamo al gruppo BCDE F, Argentina, Bosnia, Iran e Nigeria. La Nigeria, insomma, potrebbe rompere le scatole o alla Bosnia e Erzegovina. Argentina. Dai, Quindi l'Argentina dici è Argentina scontata, dai. e Bosnia? Mi piacerebbe, ma non ne sono Nigeria, convinto, sai. Nigeria, anche perché farà Questi per caldo. il clima più Più adatto a adatto loro. ai bad boys africani. Che fisicamente l'Iran che è la prima volta che partecipa, mi sembra. Sì, ma bisogna vedere se si portano il petrolio. Infatti fanno giocare con. Va La bene, andiamo avanti. pensione. Germania, Portogallo, Ghana, Stati Uniti, gruppo G. Anche questo è equilibrato perché abbiamo il Ghana, Stati Uniti, Che Portogallo, bello! Ghana e Germania. Stati Uniti qualificati, Germania e Portogallo a Vabbè. casa. Quindi diciamo Germania, Portogallo, però Ghana e Stati Uniti che possono fare uno sgambetto Dipende non se, tanto alla allora, Germania, ma il forse al Portogallo Portogallo. non è che dipende da Cristiano Ronaldo, dipende se Cristiano Ronaldo ha Se fa delle trovato. uscite con qualche brasiliano o No, più che mai le pasticchette che c'aveva Zidane nel 2006, se c'ha le stesse pasticchette. Dai, Fuente ha fatto scuola in Spagna, eh. Cioè, che è Quindi. successo? Che pasticche? Spiega Fuente, meglio. il re del doping. Ah, vabbè, quindi. Allora, andiamo avanti. Gruppo H, Belgio, Algeria, Russia e Corea del Sud. Anche questo equilibrato. Che dici? Tutti sparano A per il parte Belgio l'Algeria, no? sorpresa, per il Belgio che sia la sorpresa. Tu dici che il Belgio c'ha. Che Ma giocatore forte vedi del c'ha Belgio? 3-4, un paio stanno in Premier League. Anche perché l'Olanda nell'altra edizione fu una bella sorpresa, no? Sì, l'Olanda, anzi. Non se l'aspettavano, no? Con i due attaccanti Ma sai, fecero l'Olanda è gol e spettacolare, è spettacolo. l'unica che ha perso tre finali.
probabilmente Poracci. Se ce ne sarà una quarta perderanno anche quella. Quindi tornando qui gruppo H, che diciamo, Belgio e Russia? Che dovrebbe dici? Essere la Russia. Il buon Mascellone Capello ce la dovrebbe far passare. Ah, Capello tempo. Quindi allena la Russia. E altri allenatori italiani che allenano a Capello parte... Capello, quei soldi che piglia, se ne importa la Russia almeno a passaggio del turno, è meglio che... Mi danno la canna del gas. Dai, certo. Il gas. Senti, il Kulak, senti altri allenatori Kulak. Che allenano in queste tutte queste 32 squadre, chi c'è italiano? Zaccheroni col Giappone. Zaccheroni col Giappone, giustamente. Col Giappone. Ex Milan, campione d'Italia col Milan, Zaccheroni, Zac. Poi abbiamo, vabbè, il nostro Miracolato col Milan, no, quello era lo scudetto della Lazio, Miracolato. Persa l'ultima, l'ultima giornata. Cioè, come fai a dire lo scudetto del Zaccheroni? E cioè. Vabbè, comunque ha vinto. Allora, quindi abbiamo detto tutto quanto, favorito per il mondiale, chi vedi? A parte Brasile. Brasile, Spagna, Germania, Argentina, Italia. Guarda, la cosa bella sarebbe di vedere... Certo, non la Colombia che è al terzo posto, diciamo prima, in testa di serie, insomma, per altri motivi, vabbè, stendiamo un velo bianco pietoso, insomma. Chiunque dovesse battere il Brasile in finale, per me va bene, sempre i figli di un Dio minore. Tu dici il Brasile comunque in finale. No, perché voglio vedere i suicidi, perché... sembra talmente scontata la cosa, anche perché poi diventano 6 e si allontanano dall'Italia che ce n'ha 4. Non è il problema dell'Italia, è perché è dato troppo per scontato. Allora no, bisogna un attimo. Se vincono questi si porta anche una coppa definitivamente. Come no, non si porta più adesso. Si porta più dopo. No. Già ce l'hanno. Solo la prima è stata così, adesso si fa la copia, tieni la copia. Ah. E probabilmente la coppa questa... di me. Ogni tre è un po' come lo scudetto, è un po' come la stella, no? La stella dei 10 scudetti. E siccome loro hanno fatto già 5, se fanno il sesto pensavo si portano a casa pure. No, mi sembra seconda che non sia così, una coppa nuova, che poi questa, sai, è quella fatta dall'italiano, no? Sta coppa. O manco voi lo sapete.